cosa della classe arbitrale perché fanno un lavoro difficile, sono molto sotto pressione, però tendono anche molto spesso a complicarsi la vita, perché Guerzini sabato è stato il protagonista assoluto del match e un arbitro non dovrebbe mai esserlo. Ha sbagliato negli episodi perché poi le immagini hanno confermato ciò e purtroppo ha condizionato il risultato della partita. Poi dobbiamo dire che il pareggio probabilmente era giusto per quanto si è visto in campo, ma gli episodi potevano far pensare che se fossimo andati in vantaggio sarebbe stata un'altra partita. Io mi chiedo, visto che era anche molto ben posizionato, come ha fatto a non fischiare un rigore del genere, quello su Beretta. Per la sfortuna ha voluto che nell'azione seguente Cittadella ha fatto gol, quindi lì ha condizionato la partita. Chiediamo più attenzione e meno protagonismo. Poi sbagliano loro, sbagliamo noi, sbagliano tutti. Però l'arbitro deve essere giudice e basta, non protagonista. E negli ultimi arbitraggi, insomma, non sempre possiamo dire che è avvenuto ciò. Sì, Cittadella è una delle realtà consolidate degli ultimi anni di Serie B. È una squadra che è tatticamente ineccepibile. È una squadra che oramai da anni partecipa sempre ai playoff e anzi ogni anno rischia di lottare per la Serie A diretta. Abbiamo fatto una buona partita, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista di attenzione, dal punto di vista tattico, e anche a livello qualitativo è stato buono senza il nostro uomo di maggior qualità, quindi è stata una risposta importante che ha dato la squadra e questa è la strada da perseguire. E adesso arriva il Brescia, che non è un avversario proprio molto semplice da affrontare. Ma ce la giochiamo. Loro sono una squadra che ha investito tanto, ha costruito una rosa per vincere, ha l'attaccante principe oramai da anni della Serie B. Altre individualità importanti come Golden Boy adesso del calcio italiano che è Tonali, Endoi che è destinato a una carriera di Serie A, Bisoli, Morosini, Sfalek, Torregrossa, chi più ne ha più ne metta. Però noi siamo l'Ascoli, noi sappiamo quali sono le nostre armi, giochiamo in casa e dobbiamo andare al 130% delle nostre potenzialità. Se lo faremo, faremo una bella figura. L'abbiamo già fatto in passato e cercheremo di farlo anche col Brescia. Vlahovic ha pesato, anche se chi l'ha sostituito ha fatto il massimo e questo gli va riconosciuto. E Ninkovic rimarrà senza dubbio ad Ascoli a gennaio perché è una pedina troppo importante per noi e non è neanche sostituibile, insomma, nel mercato di gennaio. Anche perché non sempre, non ogni anno, si possono trovare giocatori come Ninkovic, quindi è parte integrante del progetto, lui sta bene e andremo avanti insieme. Lì è ancora lungo la degenza, ha avuto un intervento molto delicato. Il prossimo step è al mese di febbraio, dove farà un'ulteriore visita, dove stabiliranno se ci sarà bisogno di un altro intervento o meno. Quindi penso che non si possono fare previsioni per Zebli. Valò ha avuto questa frattura al piatto tibiale, però in fase di recupero. Non è stato necessario neanche l'intervento, penso che lui per gennaio recuperi. In grosso, ci auguriamo che anche lui possa recuperare per gennaio e Colì anche è l'aspettativa il mese di gennaio. Ma sul fronte rinnovi non abbiamo ancora intavolato trattative perché oltre a De abbiamo altri 3-4 giocatori importanti per noi a scadenza di contratto, mi riferisco alla Verone, mi riferisco a Valentini, mi riferisco a Troiano e quindi abbiamo ritenuto opportuno durante questa prima fase di campionato non intavolare trattative per non distogliere l'attenzione su quello che è l'obiettivo principale, che è l'obiettivo campo, anche perché questo è un campionato irto di difficoltà, è la Serie B più difficile di tutti i tempi, questa Serie B ha 19 squadre, quindi se non ci si può distrarre perché sennò si rischia grossissimo. Penso che durante il riposo, questa finestra, qualche discorso sarà affrontato.
I numeri non sono dei numeri importanti, nonostante poi Matteo abbia una media gol rispetto ai minuti giocati importante. Beretta ci abbia dato un buon contributo dal punto di vista delle prestazioni, purtroppo non è riuscito a far gol e questo ripesa tanto. Rossetti è sulla via del recupero ed è molto qualitativo in allenamento. Ganza ha avuto un momento positivo, adesso è un po'. Faremo delle valutazioni.